Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi unboxandoli. Questo video ricchissimo sarà solo il primo di una lunga serie dedicata a Tears of the Kingdom e al collezionismo. Oggi è il turno dell'unboxing della Collector's Edition, un'edizione che al suo annuncio ha fatto parecchio discutere. Il costo infatti è altino, se vogliamo definirlo così, 130 euro, un prezzo che si distacca di netto da quanto visto con le altre Collector's Nintendo Switch. Quindi oggi scopriremo se il contenuto di questa Collector's giustifica in qualche modo il rincaro, facendo poi un confronto diretto con un'altra Collector's Edition, anzi Limited Edition importantissima, quella di Breath of the Wild. Ah, e poi se state guardando questo video appena pubblicato, vi ricordo che oggi pomeriggio ci vedremo alle 15 per una live pensata per celebrare l'uscita di Tears of the Kingdom, dove andremo avanti ad oltranza fino a questa sera, provando le fasi iniziali del titolo. Quindi se siete nuovi iscrivetevi immediatamente al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. E seguitemi anche su Instagram perché in questi giorni usciranno dei post molto interessanti riguardanti proprio Zelda e Tears of the Kingdom. I link li trovate tutti in descrizione. Io ho detto tutto, iniziamo! Allora, io sono stato stracritico di questa Limited appena annunciata, ma lasciatemelo dire, almeno il primo impatto con il box esterno è a dir poco positivo. La Collector's è pesante e gigantesca e si intuisce subito l'intenzione di creare un packaging molto di classe. Minimalista ma elegante, lascia spazio sul fronte solo al logo dorato su sfondo nero, in parte attraversato dal pattern di cerchi concentrici che abbiamo visto ritornare in tutti gli artwork degli oggetti a tema Tears of the Kingdom. Sul lato, di nuovo, viene dato risalto solo al nome dell'opera, mentre sul retro abbiamo unicamente la parte inferiore che illustra il contenuto della confezione. Nel caso le immagini non rendessero bene l'idea, si parla di una delle Collector's Switch più imponenti in assoluto. È meno profonda di quella di Breath of the Wild, ma più alta, nonostante quella fosse stata concepita per ospitare una figure non proprio piccolina. Anche le Limited di Dread e di Xenoblade risultano più contenute, e giusto quella di Bayonetta, dato il suo formato molto particolare, riesce a superarla in una dimensione. Quindi il primo impatto promosso, ma abbiamo ancora il box di cartone esterno che ora procediamo a rimuovere dopo aver staccato con cura i due adesivi che sigillano la Collector's. Dopo essere andati di taglierino, sfiliamo la sovraccopertina e il box vero e proprio ripresenta sì gli stessi artwork ma con le dovute differenze. Ora tutte le scritte non sono più semplicemente stampate ma sono serigrafate e l'effetto rilievo aggiunge quel tocco di eleganza che eleva ancora di più l'imponenza di questa Collector's. Sul retro invece c'è la prima sorpresa. Sappiamo infatti dai primi trailer che la narrativa sarà incentrata sulla storia remota di Hyrule raccontata dalle iscrizioni lasciate sui muri da antiche popolazioni. Beh, il retro presenta un'illustrazione finora inedita che raffigura l'antagonista per eccellenza, il malvagio Ganondorf che sembra aver sconfitto Zelda, un'immagine decisamente evocativa. Ora sdraiamo la Collector's e togliamo la parte superiore. Qui abbiamo il gioco e accanto un piccolo box a forma di parallelepipedo, però togliamoci subito il gioco. Il titolo è in versione PAL multilingua, come tutte le Limited PAL di Nintendo, che presentano un'unica versione su tutto il suolo europeo che si distingue unicamente per il triangolo colorato, in questo caso triangolo blu perché italiano, che si trova appiccicato sulla parte inferiore del box esterno sul retro. Quindi, mentre le scritte del box esterno sono in francese e in inglese, il gioco è un triangolo viola che ha tutti i principali idiomi del vecchio continente. Al suo interno, senza troppe sorprese, la confezione è praticamente vuota. Abbiamo la cartuccia, ci mancherebbe altro, un artwork che riprende le iscrizioni viste sul retro ma che questa volta sembra raffigurare una scena di guerra, e poi non uno ma ben due foglietti illustrativi, ma dimenticatevi i manuali di istruzioni di una volta. Sotto al gioco c'è però la steelbook, anch'essa incentrata su dei reperti archeologici. Anche queste immagini sono state mostrate in apertura di uno dei trailer più recenti e sono sicuramente raccontino in realtà una storia importantissima. Anche il retro è parecchio evocativo, mentre l'interno purtroppo riprende quanto visto nella confezione standard. Insomma, una bella steelbook a tema, però
forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più, ma in ogni caso promossa anche questa. Procediamo oltre e mentre mi porta avanti togliendo il primo spessore di cartone che rivela il gigantesco artbook che sta sotto, intanto è il turno della scatoletta che abbiamo visto prima. Anche qui, viva l'eleganza! Rispetto alla OLED, che a me risulta proprio pacchiana, qui abbiamo un design che mi ricorda da vicino lo stile del 3DS pensato per celebrare i 25 anni della serie. E questo sì, è un grandissimo complimento. E in questa sorta di confezione da gioielleria, all'interno abbiamo il set di 4 spille tenute ferme da una protezione in gomma piuma. Allora, a parte il fatto che anche queste riprendono il tema di una civiltà primitiva, riportando dei geroglifici indecifrabili e presentando una forma grezza e approssimativa, non certo delle linee geometriche decise, si tratta di 4 spille belle pesanti e di ottima fattura. Per quanto siano oggettini che difficilmente indosserò o esporrò da qualche parte, è un bene che non si sia scelto di ricorrere a delle plasticacce, una scelta che poi avrebbe abbassato il valore percepito di tutta quanta la Collectors. Quindi promuovo anche queste e, visto che si parla di materiali di ottima fattura, porca miseria l'artbook. Magari il formato non è rivoluzionario, visto che siamo nello stesso territorio delle dimensioni proposte per i tomi di Bayonetta 3 e Xenoblade Chronicles 3, per fare degli esempi recenti, ma la copertina rigida è un plus che le altre collectors si sognano. Ecco, di questo non vi mostro nulla perché purtroppo, a differenza di collectors recenti, non c'è né un indice né una distinzione netta tra materiale safe e potenziali spoiler, quindi per ora preferisco non rischiare di rovinarvi la felicità di scoprire il gioco da soli. Però con le sue 200 pagine, anzi 200 e rotte, magari non sarà corposo come quello di Xenoblade, ma questo artbook è fenomenale e mi sa che a questo punto la parola d'ordine diventa eleganza. Anche qui tutti gli elementi rilievo sulla copertina denotano una certa cura nei particolari, veramente straapprezzata. E ora siamo arrivati all'ultimo elemento di questa Collectors, quello che mi incuriosisce di più, il poster Icon Art, che probabilmente è il responsabile di questo rincaro significativo. Per accedervi bisogna prima rimuovere il contenitore dell'artbook e poi fare leva su una linguetta che a sua volta è una sorta di cartoncino illustrativo che mette in guardia sui pericoli di questo poster. Improvvisamente la situazione si fa pericolosissima. Poi l'Icon Art è contenuto a sua volta all'interno di un box nel box, un gioco di matriosche che ho gradito particolarmente. Di nuovo qui abbiamo le illustrazioni che già abbiamo visto svariate volte e il logo Icon Art sulla costina d'apertura. Giusto per darvi un'idea, la confezione non è pesante, anzi leggerissima, e il poster è riposto con cura con un cartoncino protettivo sopra e poi è avvolto in una busta semitrasparente tenuta ferma da un magnete. Questo perché gli Icon Art sono identici ai display, ovvero sono proprio come il quadro del GameCube che ho attaccato sulla parte che fa da sfondo ai TG Poro. Per montarli bisogna incollare il lato adesivo di questo magnete su una superficie piana e pulita. E poi il gioco è fatto, visto che il poster di metallo si attacca automaticamente al magnete. Si tratta di una bella soluzione per quello che è diventato un artwork ormai iconico, bellissimo per me ai livelli del panorama acquerellato di Breath of the Wild, che dominava l'identità grafica del primo capitolo, anche se non nella cover europea, un vero peccato. Anzi, a dirla tutta, non mi sarebbe dispiaciuto affatto se questo disegno avesse ricoperto un ruolo ancora più importante all'interno di questa Collectors, e invece viene riproposto solo una volta oltre alla copertina del gioco. Però, ripensandoci, va bene anche così. Mentre la Collectors di Breath of the Wild doveva ubriacare il giocatore con colori sgargianti e tanti elementi di gioco che tutti rappresentavano una novità, ora con Tears of the Kingdom sappiamo già cosa aspettarci e non c'è bisogno di riempire tutto lo spazio a disposizione. E da non amante delle figure, alla fine credo di preferire questa impostazione con tanti oggetti. È un peccato aver perso la colonna sonora, è vero, ma per me l'artbook con copertina rigida, la steelbook e anche l'Icon Art sono decisamente più interessanti di una replica della Master Sword. Quindi dai, qualche parola come conclusione finale. Da una parte, lo ammetto, mi sono dovuto completamente ricredere. Pensavo si sarebbe trattata di una Collectors trascurabile e invece subito va di diritto tra le mie preferite, anzi forse diventa la mia preferita in assoluto su Nintendo Switch. A differenza della OLED in edizione speciale Tears of the Kingdom, che proprio non mi piace, qui le cose sono state studiate con molta attenzione e proprio non riesco a trovare dei difetti. Mi piace tutto, come è stato strutturato lo spazio, le grafiche e i colori utilizzati, e anche dai, gli oggetti che compongono questa Collectors. Quindi sì, per me questa edizione supera in qualità e in resa complessiva la Limited Edition di Breath of the Wild.
però purtroppo non posso non pensare che il prezzo sia fuori scala. 130 euro sono tantissimi, una vera follia, e mi rimane proprio difficile consigliare a tutti quanti un acquisto del genere. Si tratta molto probabilmente di una barriera psicologica, ma una volta superati 100 euro la situazione inizia a farsi veramente complicata. E magari, non so, una sciocchezza, già 10 euro in meno con un prezzo di listino di 120 mi avrebbero fatto cambiare radicalmente la prospettiva su questa edizione, che sì, mi piace, sono felicissimo, si è entrata in collezione, però continua a costare troppo. Però che ci volete fare? Al cuore non si comanda, e certi acquisti, vuoi o non vuoi, si fanno a occhi chiusi. E anzi, sono felicissimo che, nonostante le prime impressioni iniziali, alla fine uno dei giochi più importanti di questa generazione sia riuscito ad avere una Collector's Edition che tiene testa al suo nome. Io spero che questo unboxing vi sia tornato utile, vi abbia intrattenuto. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate, se magari anche voi avete preso questa Collector's, oppure se avete preferito direzionare i vostri soldi verso altri acquisti. Vi ricordo che oggi pomeriggio ci vedremo in live qui su YouTube per una live celebrativa per festeggiare l'uscita di Tears of the Kingdom, dove proveremo le battute iniziali del gioco, e niente. Ci vediamo quindi prestissimo, voi fate i bravi, riposatevi, dormendo zonau tranquilli, ma soprattutto zeldate duro. Io sono il Poro Collectors, Michele Totk, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tot 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 t